Buonasera telespettatori di Globus Television, bentrovati con l'appuntamento settimanale del giovedì con il nostro programma sportivo All Sports. Buonasera da parte di Giovanni Melfa, che vi terrà in compagnia con i suoi ospiti come sempre per oltre un'ora e mezza di diretta. Tanti gli argomenti che affronteremo anche nella puntata di oggi. Nella prima parte tanto spazio verrà dedicato alla pallamano, ma parleremo anche di pallanuoto e calcio a 5. Poi ci concentreremo sul ciclismo, il tennis e anche un occhio daremo ai motori, alla pallavolo, e poi nell'ultima parte il basket con il nostro super ospite che abbiamo già anticipato in anteprima, che sarà il grande Antonello Riva, uno dei più grandi giocatori di basket della storia della pallacanestro italiana. In questa prima parte con me in collegamento Skype vado a salutare Francesco Castro, vicepresidente della Villaurea Palermo, che saluto. Salve, ciao Francesco, buonasera a te. Ciao e grazie per l'invito. Attendiamo che arrivi anche Marcello Butera, che è giocatore nonché allenatore in seconda della squadra elite vostra, la Villaurea Palermo. Dall'altra parte invece un volto molto conosciuto di Osport, perché è un uomo che fa parte della redazione sportiva di Globus Television, un compagno di viaggio, di avventura di questa trasmissione, Salvo Raciti, che saluto. Ciao Salvo, buonasera anche a te. Ciao Giovanni, e come tutte le settimane è il piacere reciproco. Allora, iniziamo l'appuntamento di oggi parlando come sempre di pallamano. Prima di iniziare a parlare con Francesco Castro, come sempre andiamoci a vedere il punto sulla B che ci racconta come tutte le settimane Riccardo Caccamo. Non è mutata la classifica nella parte alta, ma invece si è movimentata dalla quarta piazza in poi, dopo la lunga coda di recuperi disputati a cavallo tra lo scorso fine settimana e martedì scorso nel campionato di Serie B Drago di pallamano maschile. Infatti, se per le prime due posizioni non è cambiato nulla, con le scontate vittorie di Alcamo e Siracusa rispettivamente a Palermo con il Villaurea e a Messina contro i locali peloritani, un po' più combattuta è stata la vittoria casalinga della Palermo Pallamano contro lo Scicli, ma che conferma gli universitari palermitani saldamente in terza posizione. Dopodiché sale in graduatoria il giovinetto Petrosino, che conquista due vittorie su altrettanti incontri disputati, mentre vince il Rosolini, che così riduce la penalità portandosi a meno uno in classifica. Ma questi nello specifico tutti i risultati dei recuperi. Le ali Marsala, giovinetto Petrosino 25-41, Villaurea Palermo Alcamo 10-33, HB Messina Aretusa 24-36, Handball Rosolini, Villaurea Palermo 19-17, il giovinetto Petrosino, Rosolini 50-14, Palermo Pallamano, Scicli 32-26. Alla luce di questi risultati, ecco l'attuale classifica aggiornata. Tiaccamo e Aretusa Siracusa 28 punti, Pallamano Palermo 20, Leali Marsala 12, HB Messina e Giovinetto Petrosino 11, Agriblu Scicli 10, Villaurea Palermo 2, New Handball Rosolini meno 1. Per quanto riguarda la classifica marcatori, in testa Daguanno del Leali Marsala con 123 reti, insieme a Tumbarello, sempre del Leali Marsala, con sempre 123 reti. Al terzo posto Vaccaro del TH Alcamo con 119. A seguire Yata Baraj, Pallamano Aretusa 103. Santos, Pallamano Aretusa 92. Saitta, TH Alcamo 90. Parrino, Cus Palermo 87. Adamo, il giovinetto Petrosino 82. Marino, il giovinetto Petrosino 78. D'Arrigo, HB Messina 76. Questi invece gli incontri del prossimo turno relativo alla nona giornata di ritorno, che si giocheranno tra sabato e domenica prossima. 2 aprile, Agriblu, Scicli, Leali Marsala, arbitrano Manuele e Boncoraglio. Sempre 2 aprile, Alcamo, Palermo, Pallamano, dirigono Cardaci e Tilaro. L'incontro sarà trasmesso in diretta sul canale 172 del digitale terrestre di Teletris e sulla pagina Facebook di FIGH Sicilia. 3 aprile, New Handball Rosolini HB Messina, arbitrano Bertino e Castagnino, e sempre 3 aprile Aretusa Villaurea Palermo, dirigono Schiavone e Manzella.
Bene, abbiamo visto come sempre il punto sulla B curato da Riccardo Caccamo e subito abbiamo gli spunti per iniziare a sviluppare quelli che sono gli argomenti di questa puntata. Si sono giocati dei recuperi, si è ultimata anche questa giornata di campionato, ormai siamo alle battute finali della regular season. C'è da dire che per quanto riguarda il vostro doppio impegno, mentre contro Alcamo veramente c'era poco da fare, stiamo parlando della squadra che con la pallamano a Retusa si gioca il primato in classifica, forse la partita contro Rosolini era una partita che sulla carta si poteva anche vincere. Francesco Castro. Sì, era abbondantemente alla nostra portata, però bisogna anche considerare che era una partita intersettimanale, quindi avevamo molti ragazzi che non sono potuti venire perché la maggior parte fa dei lavori che impediscono loro di poter assentarsi di pomeriggio, molti sono nei bar, nei ristoranti e quant'altro, quindi siamo andati con una formazione dignitosa, in partita però di ragazzi dell'under 15 e qualche anziano che si dà sempre disponibile per poter affrontare le trasferte anche lunghe e faticose. Purtroppo abbiamo perso di due, ma il nostro scopo è quello di fare pallamano. Se vinciamo bene siamo felici, se arriva la sconfitta l'accettiamo e farà parte del nostro bagaglio prossimo per seminare meglio negli anni che verranno. Del resto lo abbiamo più volte sottolineato anche negli appuntamenti precedenti, come il campionato di Serie B di Pallamano Sicilia, lo abbiamo anche affrontato questo tema anche con il presidente Pagaria, rappresenta un punto di crescita anche per tante società che possono dare spazio alle nuove leve, quindi dare la possibilità di poter giocare e prendere confidenzialità nella speranza poi ovviamente di fare quello che è il salto di categoria in A2 o comunque nella massima Serie A d'elite per quanto concerne la pallamano maschile. Ecco, questo campionato di Serie B che vede questa sfida a distanza, un testa a testa che oramai si trascina da tantissime giornate tra Alcamo e Pallamano Aretusa, sono due squadre che hanno monopolizzato, parlando di questo binomio, le attenzioni su quello che può essere il ruolo di prim'ordine di questo campionato. Poi c'è veramente un solco evidente tra queste due squadre e tutto il resto della pattuglia. Alcamo rappresenta da anni una delle migliori sedi e ambiti per fare pallamano. Da anni ci scontriamo con loro e da anni hanno sempre un grossissimo vivaio e dei ragazzi che riescono a venire fuori anche con qualità importanti. La Retusa, Siracusa sappiamo, è un po' la culla anche della pallamano siciliana, quindi stiamo parlando di due società o di due città che hanno sempre prodotto e dato alla pallamano siciliana grosso contributo sia a livello tecnico sia a livello di quantità di giovani sfornati per la disciplina che amiamo. Quindi nulla di nuovo sotto questo profilo, anzi è un ribadire la loro capacità di fare sport, di fare pallamano ad alti livelli. E purtroppo il grave distacco che si nota con le altre squadre è figlio anche della crisi, un poco di vocazione alla pallamano. È difficile reperire i ragazzi che vogliono fare pallamano fin da piccoli, è difficile farle crescere, è difficile portarli fino a giocare in Serie B per poi tentare l'avventura in Serie A2, che poi peraltro imporrebbe anche una crescita economica che non tutti sono in grado di affrontare. È purtroppo una crisi di ragazzi anche che in questo momento sono portati in altri ambiti che non sono quello dello sport, ma qui andiamo ad affrontare un discorso molto più complicato ed ampio in cui rientra quello che è l'impegno dell'apparato statale nei confronti dello sport, quello che si fa nelle scuole, quello che non si fa, quello che si dovrebbe fare e tante altre cose che purtroppo in questo momento impediscono allo sport di base di spiccare il volo. È una disciplina come la pallamano che io ritengo una delle più belle in assoluto, di fare quel salto di qualità in Sicilia
che sarebbe necessario per renderci anche competitivi a livello nazionale, per rendere competitiva anche la nostra nazionale, anche se l'ultimo risultato con la Slovenia. Beh, molto confortante, devo dire. La sfida contro la Slovenia finalmente ci ha consegnato una nazionale. Finalmente abbiamo visto una partita importante e bella. Meno male, anche questi segnali di risveglio della nostra nazionale sono fondamentali per il movimento. Per trainare, esatto. Allora, Salvo Raciti, parliamo di pallanuoto, visto che abbiamo anche Francesco Castro, lo coinvolgiamo su quella che è stata purtroppo l'amara vicenda finale, questo epilogo purtroppo negativo da parte della Telimar Palermo, che ha perso l'Eurocup dopo la partita d'andata dove Irving e compagni erano riusciti a chiudere per 7-5. Il ritorno lasciava sicuramente spiragli per poter chissà magari fare un pensierino all'Eurocup. Invece nella piscina spagnola abbiamo assistito al tracollo della Telimar, che ha perso 11-5. Si salva solamente Irving, autore di 3 reti, poi il dominio della squadra iberica è stato abbastanza evidente. Eh sì, come hai detto tu Giovanni, la squadra palermitana non è riuscita nell'impresa di poter superare il sabato in Spagna e quindi a conquistare l'Eurocup, però già l'essere entrata in finale è stato sicuramente un grandissimo risultato per la squadra del capoluogo siciliano. 11-5, come hai detto tu, il risultato a favore del sabato, il risultato ovviamente mai in discussione, tutti i tempi sono tranne il terzo si sono conclusi con la squadra iberica in vantaggio, primo tempo 1-0, secondo 3-0, il quarto 4-1, soltanto il terzo si è concluso per 4-3 a favore dei palermitani. In ogni caso la sconfitta non deve, pur con il margine cospicuo, non deve demoralizzare la squadra palermitana, perché ripeto, essere riusciti a raggiungere la finale, al di là del fatto che faccia comunque male perdere, nessuno piace perdere neppure a carte, questa sconfitta non deve scoraggiare la squadra rosanero e anzi spingerla a ritentare il prossimo anno l'avventura europea. Io volevo sentire proprio sulla Telimar Palermo, non so se Castro, visto che è un palermitano doc, penso che avrà anche avuto scorso modo fine settimana e martedì scorso di sentire un po' quella che era, poteva essere l'area europea di questa squadra di pallanuoto, Castro. Ma da quel poco che so avevano delle buone speranze ed erano fiduciosi di ottenere un buon risultato, ma evidentemente non è bastato, anche perché pur essendo la Telimar un'ottima società, un'ottima squadra, e pur confrontandosi a livello nazionale, perché nella pallanuoto per fortuna siamo a un livello ottimo, basta ricordare la squadra della Prodecco e quant'altro, purtroppo la Spagna è anche essa molto forte. Abbiamo il Barceloneta, che è una delle squadre più forti d'Europa. Perdere con una squadra spagnola in Spagna, certo il distacco, il punteggio magari poteva essere leggermente più contenuto, ma l'importante è arrivare a certi traguardi. Poi, come dico sempre, le sconfitte ti aiutano poi a saper vincere, a vincere. Allora, Salvo Raciti, 2 battute sulla pallanuoto, perché poi voglio tornare subito con la palla a mano. No. Parliamo per quanto riguarda la pallanuoto catanese al maschile e al femminile. Hai un paio di minuti, quindi cercali di sfruttarli bene, perché poi voglio subito ritornare con la palla a mano, anche perché oggi i tempi sono molto stretti, quindi dobbiamo essere abbastanza concentrati. Cercherò di essere brevissimo, Giovanni. Allora, per quanto riguarda la pallanuoto maschile, quella in particolar modo che riguarda il lato orientale della Sicilia, sconfitta nel round scudetto per l'Ortigia Siracusa in casa dei campioni d'Europa della Prorecco per 9-5, appunto, sconfitta ovviamente piuttosto larga, ma in casa della Prorecco ci può anche stare. Dal lato del round retrocessione invece, la squadra catanese della DR Nuoto Catania prosegue nel far punti, dopo 2 vittorie consecutive è arrivato un pareggio per 6-6 in casa del Iren Genova quinto, ottimo punto in relazione alla conquista della salvezza. Per quanto riguarda invece la pallanuoto femminile, dopo la sonante vittoria
dello scorso weekend, l'Orizzonte Catania nel recupero giocato oggi pomeriggio alla piscina Francesco Scuderi di Via Zurria ha battuto la fortissima SIS Roma per 9-8, successo in realtà un po' più largo di quello che dice il punteggio finale, perché le catanesi sono state in vantaggio fino all'8-5 nel terzo tempo, poi nella fase finale le romane, che ricordiamo sono al secondo posto in classifica, hanno accorciato il risultato. 9-8 finale che porta l'Orizzonte al terzo posto in classifica, la squadra catanese del presidente Tania Di Mario e dell'allenatrice Martina Miceli non muore mai, ancora lì al terzo posto e punta decisa a recuperare posizioni in relazione alla fase finale del campionato, dove ovviamente, come tutti gli anni, l'Orizzonte punta allo scudetto. Speriamo bene, 39 punti per Padova, 37 Roma, 36 Equipo Orizzonte, terzo posto, siamo lì per giocarci il primato. Allora, torniamo da Francesco Castro. Allora, parliamo un po' di quella che è l'attività della Villa Aurea Palermo, quindi visto che abbiamo la possibilità di avere lei come ospite, ci parli un po' di questa società, di quella che è l'attività, non solamente nel campionato di Serie B, perché poi svolgete anche l'attività in ambito giovanile, proprio per promuovere l'handball. Sì. Allora, noi, come ho detto poc'anzi, facciamo parte di una polisportiva, si chiama Polisportiva Giovanile Salesiana, che è nata nel 72 e quindi sono già 50 anni di attività. All'interno della polisportiva chiaramente si fanno diversi sport che vanno a pallamano, volley, calcio a 5, eccetera. La realtà della pallamano nasce nel 1980. Quindi sono 42 anni di pallamano ininterrotta, quindi siamo da considerare una delle società siciliane, se non la più anziana, forse veniamo subito dopo il CUS Palermo, non ricordo bene in questo momento. Abbiamo iniziato chiaramente dalle serie minori, la serie D, abbiamo vinto un paio di campionati di serie D, due di serie C, siamo arrivati alla Final Four per salire in A2. E adesso, dopo tanti anni in cui i vecchi hanno cominciato a mollare, chi perché si sposa, chi perché ha una famiglia, chi perché ha tanti infortuni, abbiamo da 5 anni investito completamente nel settore giovanile. Siamo arrivati ad avere fino a 90 iscritti nella parte giovanile. Purtroppo un grosso colpo l'ha dato il Covid, che ha fatto andare via e rinunciare a tanti ragazzi perché le famiglie si sono spaventate ed altro. Come dicevo prima nella chiacchierata informale, noi siamo in un quartiere di Palermo al grosso livello di assenza dalla scuola, zona non particolarmente ricca di risorse economiche, quindi tutti i ragazzi della zona fanno capo all'Oratorio Salesiano del Villauri e noi cerchiamo di convincere questi ragazzi a fare attività e non stare in mezzo alla strada e non stare davanti a un computer e altro. Una delle cose che noi tentiamo di fare è di cercare l'inclusione totale a tutti i livelli, sia sociale che relazionale, sia familiare, sia anche di diversità di attitudine, sia fisiche che psichiche. Cercando di integrare ragazzi che non sono degli atleti già formati o atleti a tutto tondo, dando la possibilità a chiunque di poter giocare, pur di stare in un gruppo e crescere a livello sia di relazione che di formazione dei rapporti con il prossimo, cercando di raggiungere una formazione a tutto tondo dei ragazzi. E questo è il nostro scopo principale, è questo a cui noi miriamo, ed è il nostro orgoglio, è il nostro scudetto, è la nostra Champions League, quello di riuscire a fare stare i ragazzi di varie estrazioni sociali tutti assieme, evitando che vadano a rincorrere dei miraggi che non sono miraggi positivi, ma miraggi di altro tipo, che possono essere delinquenziali o di altro. Quindi il nostro scopo è quello di tenere in un ambiente sano e pulito i ragazzi, evitando che vadano a fare altre cose che non è il caso che facciano. Ovviamente Salvo Raciti, se vuole intervenire e fare qualche domanda, lo può fare tranquillamente. Ma io voglio soltanto fare i complimenti al presidente perché
Quello che ha appena detto è ampiamente meritorio. Si tratta di togliere i ragazzi o comunque evitare che i ragazzi di un quartiere non esattamente centrale di Palermo possano andare in strada, invece farli diciamo, giocare a pallamano e possibilmente farli arrivare anche a un certo livello, sicuramente contribuisce a realizzare un obiettivo che è soltanto da applaudire da parte nostra. E su questo mi associo anche io a quella che è la tua osservazione in merito, la condivido al 100%. In questo momento come giovanile abbiamo l'under 13, l'under 15 e l'under 17. E quando i ragazzi riescono a vincere una partita, hanno una luce negli occhi, perché prima fanno gruppo, si conoscono. Prima accettano le regole, perché devono accettare le regole, e quando riescono a vincere o anche a perdere, a relazionarsi con ragazzi di altre cittadine, hanno negli occhi quella gioia di stare assieme, che è il premio più grosso che per noi. E noi un paio di anni fa avevamo tentato pure di fare una cosa che la pallamano prima non permetteva, con la nostra consorella del Santa Chiara, che forse conoscete voi come zona, che è in pieno vicino alla cattedrale di Palermo. Abbiamo fatto diverse volte una specie di torneo nostro interno, facendo giocare tutti i ragazzi di colori immigrati. Hanno fatto una loro squadra e si venivano ad allenare con noi. Avevamo tentato di tesserarne un paio, ma essendo considerati stranieri, per noi era improponibile anche a livello economico tentare di tesserare un ragazzo che non aveva mai giocato a pallamano. Come gli immigrati che sentiamo che arrivano col barcone, non sanno niente, non erano grandi campioni. Però era improponibile economicamente tentare di tesserare uno straniero, che era una cifra assurda. Quello che servirebbe in questo momento è un grosso impegno a livello scolastico, nelle scuole, fare attività, educazione fisica nelle scuole, promuovere lo sport nelle scuole. Io ho due nipoti, vanno alle scuole elementari, ma non hanno finora fatto neanche una volta educazione fisica. Io chiedo a voi che siete più giovani di me sicuramente, vi ricordate quant'era bella fare l'educazione fisica a scuola? Era un Assolutamente momento sì. fondamentale. I giochi della gioventù, dove sono andati a finire? Chi ne parla più? Se non facciamo fare sport fin da piccoli a questi ragazzi, guardiamo la Svezia, guardiamo le altre nazioni, si formano lì. Guardiamo i college americani, quando fanno le loro partite di basket o di baseball, è una festa. Noi abbiamo sempre il nostro palazzetto pieno perché ci sono i ragazzini che vengono a tifare per gli altri, i genitori. Però l'importanza dello sport è fondamentale e abbiamo perso anche questa scommessa. La scuola l'hanno distrutta sotto sia il profilo dell'istruzione, ma adesso è da anni, l'hanno distrutta anche sotto il profilo dell'apporto fondamentale dell'educazione fisica. Due Tranne nei cose. casi in cui si ha la fortuna di avere qualche dirigente scolastico amante dello sport che Certo, sì. C'è l'esempio di Aragona a Palermo che è insegnante di educazione fisica, lui ha un vivaio incredibile di ragazzi che fanno pallamano, perché è nell'ambito scolastico e li fa lavorare. Noi abbiamo avuto un momento di boom perché c'è stato un professore all'Umberto che ci ha dato la possibilità un paio di anni di veicolare i ragazzi dall'Umberto alla nostra società. E abbiamo avuto 10-15 ragazzi importanti. Beh, è fondamentale, questo è un argomento che veramente meriterebbe una puntata intera, il rapporto tra scuola e sport, Ed è importantissimo. importantissimo. Allora, Salvo Lacitti, torno da te perché dobbiamo parlare di calcio a 5 che di riflesso anche qui possiamo coinvolgere poi Francesco Castro. Allora, il campionato di Serie A maschile di calcio a 5, il massimo campionato, ha visto un pareggio sofferto dalla Meta Catania che è riuscito a riacciuffare una partita che sembrava compromessa. Perché sotto di tre reti è riuscita poi a impattare grazie alle tre marcature di Campoi, Matamoros e Alonso che hanno fissato il punteggio finale sul 5 pari. Ma che sofferenza contro Manfredonia che comunque in classifica non è che sta meglio della Meta Catania, si trova in terz'ultima posizione. Sì, hai detto molto bene, Manfredonia che appunto si trova in terz'ultima posizione, ciononostante è imposto, e come è imposto il pari alla Meta Catania, che con questo Ecco, punto abbiamo anche le immagini conquistato. della partita. Eh sì, infatti Manfredonia, come detto, in Puglia ha imposto il pari per 5-5 alla Meta Catania, nonostante appunto si trovi al terz'ultimo posto in classifica, però c'è anche da dire che questo sofferto punto porta
La squadra catanese è all'ottavo posto, seppur in coabitazione in classifica, quindi rientra la squadra rossazzurra nell'elite del campionato italiano in Serie A, tra le prime otto che vogliono dire ovviamente playoff. Partita iniziata bene per la squadra catanese con il solito gol, direi, del suo capitano Carmelo Musumeci. Carmelo Musumeci, appunto, che dopo aver portato la squadra in vantaggio ha contribuito a condurre bene la squadra catanese, però poi i pugliesi hanno raggiunto il pari, hanno superato fino al 3-1 e poi 3-2 i catanesi. Veda dire che poi nella fase finale si è addirittura arrivati a considerare sconfitta la partita 5-2 per i pugliesi, se non che i catanesi si sono svegliati e con tre gol nel finale di Campoi, Matamoros e di Alonso hanno raggiunto il 5-5. Fra altre cose vi è anche da dire che a pochi secondi dalla fine il portiere pugliese Moretti ha salvato il risultato, altrimenti probabilmente sarebbe stata una vittoria per la squadra catanese. Come detto, ottavo posto, e il quinto posto è a pochi punti in classifica dall'ottavo, è tutto ancora da discutere. Al quinto posto si trova l'opificio Matera, anche se con una partita in meno. Vedremo cosa succederà nella parte finale di questa regular season, però la Meta Catania ha tutte le carte in regola ovviamente per raggiungere i playoff. Sabato 2 aprile c'è la sfida contro Eboli, si gioca alle ore 16. Allora, siamo nella parte finale per quanto riguarda la pallamano, però vedo che è arrivato anche Marcello Butera, quindi due battute mi sembra giusto anche farle fare a Marcello Butera, giocatore e vice allenatore della Villaurea Palermo. Salve, buonasera Butera. Nel frattempo qui in studio saluto Nello Failla che ci ha raggiunto. Nello, ciao, buonasera anche a te. A breve, seconda parte di Eurosport, entreranno anche in collegamento Skype, entreranno Valerio Capzoni e Lucio Celletti. Allora, stavamo parlando con Castro un po' di quella che è l'attività della Villaurea Palermo, un'attività che non è concentrata solamente a fare sport fine a se stesso e basta, ma c'è tutto un lavoro di fondo che è quello di formare anche le nuove leve a quello che è la cultura dell'educazione sportiva, la ragione anche dello sport che porta alla sana competitività, al rispetto delle regole, a tutto quello che poi ne può derivare da tutto ciò. Buonasera a tutti, intanto scusate il ritardo per motivi lavorativi. Sì, assolutamente sacrosanto quanto ha detto, perché ed è da sempre, diciamo, uno degli obiettivi che come Villaurea ci poniamo. Diciamo, non è il solo e mero risultato sportivo che ci interessa tralasciando il resto, ma anzi il resto è assolutamente, va di pari passo col risultato sportivo. L'inclusività, il poter crescere i più giovani dal punto di vista sportivo e cercando anche di trasmettere quelli che sono i valori con i quali noi siamo cresciuti e che riteniamo essere valori di vita, cioè che possano un po' poi guidarli al di là, al di fuori del rettangolo di gioco. Da questo punto di vista devo dire che tutti quelli che sono in società, ma dai compagni di squadra, gli allenatori delle categorie under, si spendono veramente tantissimo perché riteniamo sia ovviamente il futuro, quindi partiamo dal presente ma per avere un futuro. E le due cose, l'aspetto sportivo e l'aspetto, diciamo, etico, morale, educativo, eccetera, per noi è assolutamente fondamentale, va di pari passo. Con grande dispendio di energie, non lo nego, ma è quello che poi dà più soddisfazione, probabilmente. Ecco, parlando invece di quelli che sono i vostri impegni in campionato, giocherete al termine della regular season perché poi ci saranno le semifinali playoff e le semifinali piazzamento. Ecco, intanto la prossima sfida è una sfida che sulla carta dir proibitiva è quasi scontato. Sulla carta giocate contro Alcamo, che si gioca il primato in classifica, quindi
il pronostico sembra chiuso, almeno dovrebbe essere chiuso. A dire la verità, giocheremo contro la Retusa. Con l'Alcam abbiamo giocato questa domenica e saremo in casa della Retusa, che comunque era fino alla scorsa partita a pari punti con l'Alcam. Quindi in sostanza il discorso effettivamente va benissimo lo stesso. Sulla carta è una sfida proibitiva. Le partite partono sempre da 0-0, sarà una banalità, è scontato. Noi proviamo in campo a mettere il meglio di quelle che sono le nostre possibilità. Quello che è importante, e mi ricollego al discorso di prima, ovviamente, è che non manchi mai l'impegno, che non ci si risparmi mai. Quando già c'è questo, fondamentalmente buona parte del nostro lavoro l'abbiamo fatto. I ragazzi possono essere più sereni nell'accettare un'eventuale sconfitta, anche perché essere sconfitti alla prima in classifica chiaramente ci sta assolutamente. Anche se devo dire che dalla slide che mi è stata data risulta nel calendario due partite, ma mi sembra impossibile che giocate sabato e domenica, perché sabato qua vedo contro Alcam e domenica contro Retusa. In 24 ore vi dovreste spostare da Alcam a Siracusa. Nemmeno la società professionistica di Serie A potrebbe fare nel giro di 24 ore uno spostamento del genere, giocare due partite di questa intensità. Penso che ci sia stato un errore di battitura. No, in realtà abbiamo giocato sabato scorso a Rosolini e poi in casa la domenica con l'Alcam, perché quello con Rosolini era un recupero. Però domenica prossima saremo invece giorno 3, quindi mi pare che sia domenica, saremo invece a Siracusa. Sì, sarà un... Esatto, abbastanza, una maratona importante. Allora, io vi ringrazio ad entrambi, Francesco Castro e Marcello Butera, in bocca al lupo per tutto, buon lavoro. Una battuta con Castro, perché prima che andassimo in onda parlavamo anche di quella che è l'altra attività, non solamente la palla a mano ma anche il calcio a 5. Non ho sentito la domanda, perché non avevo... Sì, dicevo, prima che andassimo in onda, prima che partisse il programma, sì. Parlavamo fuori onda e dicevamo che oltre alla palla a mano vi occupate anche di calcio a 5 comunque. Sì, il calcio a 5, la squadra, a differenza della palla a mano, che è nata nell'80, è nata nel 98, quindi leggermente più giovane. Dal 98 facciamo attività, adesso siamo in Serie C2, anzi in Serie B, e abbiamo vinto la Coppa regionale dell'Under 19, abbiamo partecipato alle Final Four a Sansovo Maggiore, arrivando alle semifinali, con notevole sacrificio anche nel calcio a 5, perché la filosofia del calcio a 5 è uguale a quella della palla a mano, di autotassazione dei ragazzi, di ricerca di sponsor quando si riesce a trovare. Ritorniamo sempre al solito punto, bisognerebbe avere più sovvenzioni per poter fare più sport, ma come strumento sociale, non solamente come sport fine a se stesso. Allora, mi prometto, se faremo una puntata sul rapporto che ha lo sport con la scuola e con gli enti, vi inviterò, così facciamo una puntata proprio su quelle che potrebbero essere migliorie o suggerimenti. Potrebbe essere una battaglia da intestarsi per riuscire a ottenere qualche cosa, perché... è fondamentale, lo sport è fondamentale per la società. Far morire lo sport significa far morire una parte della società e significa abbandonare i ragazzi ad altri miraggi, ad altre mete che non sono quelle giuste. Noi siamo cresciuti con la filosofia del giocare nel cortile in mezzo alla strada e non ci ha fatto male. Grazie. Abbiamo conquistato il campetto ed eravamo felici, abbiamo conquistato altre cose ed eravamo strafelici. Purtroppo il rapporto umano, lo sport, la competizione anche banale, quando si giocava con... io mi ricordo che giocavo a Carini, perché sono dei Carini, giocavo in una scalinata dove c'era il castello. Quando non si prendeva la palla si prendeva il gradone di cemento, e non le dico il dolore che si provava, però si giocava, si stava assieme e si stava bene. Beh, parliamo di tempi trascorsi che rappresentano un passato vissuto, che hanno vissuto le vostre generazioni e in parte anche la mia. Allora, vi ringrazio. Io ringrazio voi. Buonasera a voi, nuovamente ringraziamo. È veramente importante per la pallamano e per lo sport in generale. Complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie veramente. Ringraziamo Francesco Castro, vicepresidente della Villaurea Palermo, e Marcello Butera, giocatore, vice allenatore sempre. Ma tu a Niscemi dove giocavi? Io giocavo in strada. Anche tu in strada. I pali li facevamo con le pietre. Bravo, così si fa. Allora, dovremmo avere a breve in collegamento Lucio Celletti e Valerio Capsoni. Non lo so, io a questo punto prego la regia, se volete rimanere. Salvo che allora, dire noi in qualcosa. Questa seconda parte, visto che abbiamo esaurito l'angolo della palla a mano, parliamo di
pallavolo, ciclismo e tennis. Se volete rimanere collegati fino alle 19.30, Castro e Butera, io con grande piacere vi posso tenere in collegamento parlando di altri sport. C'è Raciti che forse vuole andare in bagno, ha alzato la mano. Salvo Raciti. No. Non è quello, un'altra cosa. Volevo soltanto dire, a proposito di Giovanni, intanto saluto Nello Failla, ovviamente. Ciao, e volevo aggiungere soltanto, Giovanni ha ricordato che quando era ragazzo, anche se lui è sempre ragazzo, Giovanni, voglio dire, quando lui era ragazzo giocava facendo le porte con i sassi. E allora pure io, quando giocavo, diciamo, il mio piccolo a calcio, giocavo in degli spiazzi, facendo le porte con i sassi. Ce n'era uno a Sant'Agata di Battiati che noi avevamo nominato, chiamato la Zarazia, per emulare il campo della Zalisa, no? Per cui noi giocavamo in quello spiazzo con le due porte fatte con quattro pietre e appunto ci divertivamo alla Zarazia. Hai capito. Allora dobbiamo cambiare argomento, perché adesso dobbiamo parlare di tante discipline sportive, entrano capzoni perché dobbiamo parlare di ciclismo e poi abbiamo anche la pallavolo e il tennis. Visto che ancora non sono entrati capzoni e celetti in collegamento Skype, direi di parlare di tennis. Castro e Gargano, voi seguite il tennis? Lui è Butera, io lo seguo, stavo vedendo la partita di doppio di Fognini e Bonelli. Allora, non so com'è finita, perché tra l'altro Fognini e Bonelli che sono in semifinale al torneo Master Series di Miami. Intanto, sì, gli italiani, c'è da dire che speravamo Yannick Sinner che era riuscito a fare, devo dire, un percorso egregio in tabellone, perché sì, aveva eliminato lo spagnolo Carreño Busta, poi aveva battuto l'australiano Kyrgios ed nei quarti di finale ha giocato contro l'argentino Cerundolo. Però cosa è successo praticamente? Problemi non ha giocato nei piedi, in visto non che ha praticamente giocato. Aveva delle vesciche, non gli hanno permesso di poter giocare questa partita con l'argentino. È finita come? Dopo nemmeno quattro game si ma è dovuto ritirare. Io ho visto questi game, poveretto Sinner non riusciva proprio a muoversi da un lato all'altro del campo, quindi credo che sia entrato in campo soltanto per un banale problema economico, cioè perché se i giocatori entrano in campo prendono comunque il premio per il turno passato, che invece non prenderebbero. Sono bei soldini comunque. Contro... Sono bei soldini. Sì, infatti, no, sto dicendo, però secondo me lui sapeva già che non poteva giocare, si vedeva che stentava a camminare anche. Ah, quindi... ma certo che comunque se il percorso di Cerundolo è quello fatto a Miami, francamente sì, sì. Sì, e tu potremmo un giocare grande, un Master Series, perché ha superato il turno perché ha rinunciato a Berrettini, un altro turno perché praticamente c'era il giocatore che aveva problemi fisici e un'altra partita che non si è completata, quindi ha superato quattro turni e in tre occasioni ha giocato contro i giocatori, due che hanno rinunciato e uno che pensa si è ritirato. I soldi potevamo prendere noi se avessimo avuto la sua fortuna, perché potevamo campare per 3-4 anni tranquillamente. Tu no, magari perché sei ricco, vabbè, ma io sì. Non fare il passare doppio Melfa Failla suona pure bene, no? Allora, anche voi, voglio un po' parlare con voi del tema infortuni per quanto riguarda il tennis, perché ho la sensazione che ci si infortunia troppo facilmente. Finner ha i suoi problemi legati, in questo caso è stato sfortunato più ai piedi per le vesciche, ma Berrettini sta diventando una costanza e Fognini anche al torneo di Indian Wells ha dovuto tra l'altro rinunciare. Quindi... Ma tra l'altro Sinner vorrei dire che con questa sconfitta perderà il decimo posto in classifica. Era arrivato in finale lo scorso anno. Che non è una cosa tanto trascurabile, anche per quanto riguarda da un punto di vista economico, per gli sponsor e tutto. Quindi già è un problema. Poi per quanto riguarda gli infortuni, purtroppo giocando dei tornei così in maniera continuativa, senza mai fermarsi, gli infortuni capitano, perché ricordiamo che questi giocatori si allenano tutti i giorni, non è soltanto la partita, c'è anche il carico dell'allenamento. Quindi è normale che giocando tantissimi tornei ci si infortuni. Allora saluto anche Lucio Celletti da Roma. Lucio, ciao, buonasera anche a te. Buonasera a te e ai tuoi ospiti. Allora, a questo punto la domanda è rivolta a tutti e tre, perché poi devo chiudere col tennis, perché poi dobbiamo parlare di pallavolo. Intanto saluto anche Valerio Capzoni. Valerio, ciao, buonasera anche a te.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti, ben ritrovati. Un iceberg. Allora, il tema del tennis, una domanda a cui chiedo a voi, però mi dovete rispondere velocemente perché poi devo passare alla pallavolo e c'è il ciclismo con Capzoni. Il tema legato agli infortuni. Più frequentemente da qualche anno accade che tanti giocatori sono costretti a ritirarsi causa infortuni. Secondo voi si gioca troppo? Ci sono troppi tornei? 11 mesi l'anno che si gioca a tennis è un problema per questi tennisti? Voglio aggiungere soltanto una cosa a quello che ho detto. Dipende un po' anche dalle superfici sulle quali si gioca. Forse attenzione. Il passaggio da una superficie a un'altra in maniera repentina porta anche a questo. Allora iniziamo con questa domanda velocemente. Iniziamo con Raciti, poi Castro e Butera, Celletti e Capzoni. E allora io direi che sicuramente il numero di partite, anche il cambio di superficie incide sicuramente. I tendini purtroppo non sono sono sempre sollecitati e quindi in particolar modo sia a livello delle braccia anche a livello delle gambe mettono in difficoltà i tennisti. Forse bisognerebbe organizzarsi meglio sia per quanto concerne gli allenamenti che per quanto concerne il numero delle gare da disputare. Castro e Butera. Vabbè, premesso che Sinner è già la seconda volta che si ritira per vesciche, anche l'anno scorso mi pare in un torneo. Berrettini ha quei problemi agli addominali, ma è dovuto anche a un nuovo tipo di tennis. Questo non è il tennis dei Panat, dei Bertolucci, è un tennis molto più fisico, molto più dotato sulla forza, sul tirare forte, e quindi oltre gli allenamenti, supposti allenamenti, oltre i troppi tornei che significano soldi, e quindi è tutta una serie di concause che porta a questo, però è un tennis diverso rispetto a 20 tempi. Butera? Sì, sono d'accordissimo, ma purtroppo diciamo il fattore economico credo sia spesso preponderante, quindi è un po', l'abbiamo visto anche nel calcio ultimamente, ci sono sempre più partite, sempre più manifestazioni, quindi io poi lo dico da ortopedico nello specifico, è chiaro che queste prestazioni di così alto livello ravvicinate richiedono un impegno importante e un logorio che poi si paga. Lucio Celletti? Beh, sicuramente gli azzurri, gli italiani sono più bravi e giocano più partite innanzitutto, però dobbiamo dire che il fenomeno questa settimana si è raddoppiato perché abbiamo sia Berrettini che Sinner in difficoltà, e questo è indubbiamente, probabilmente fosse stato il solo Berrettini o il solo Sinner non avremmo evidenziato la problematica. Valerio Capzoni, una battuta con te, poi con te apriamo anche la pagina del ciclismo. Gli infortuni, un tema che nel tennis è abbastanza frequente, come diceva Nello Failla, il cambio di superficie forse in maniera repentina, si gioca tanto, forse si è molto legati a quello che è il guadagno, e un po' poi ne risente anche la tenuta fisica atletica dei giocatori. Sì, purtroppo il tennis è uno sport usurante perché l'infortunio è sempre dietro l'angolo, soprattutto per quello che riguarda legamenti, perché ci può essere la distorsione, ma tantissime cose, quindi l'impatto sul terreno con le differenti superfici sicuramente poi aumenta questo rischio, quindi sì, poi si gioca tanto effettivamente, però è il loro lavoro, che ci possiamo io fare. Io per esempio quando giocavo a tennis, così come anche Valerio mi può anche lui che giocava confermare, per esempio odiavo giocare nelle superfici più dure perché per esempio sulla terra battuta si può scivolare dopo le gambe. È duro giocare sul cemento duro, americano. Ma sul duro se tu metti un piede male non riesci a girarlo, sulla terra gira, sul duro resta piantato. E quindi gira il ginocchio. Allora, intanto la regia simpaticamente, sia Ligreggi che Consoli, che il buon Gianluigi Caruso, mi dicono un complimento tecnico a Celletti dalla regia, perché finalmente ti vediamo benissimo dal punto sono di vista. Dei mattacchioni. Lo ringrazio. Domani dobbiamo aprire la pagina del ciclismo perché qua parliamo di storie, vi voglio coinvolgere a tutti anche sul ciclismo perché questa è storia. Valerio Capzoni, cosa è successo nel fine settimana? È successo qualcosa di imprevedibile e inimmaginabile, non che il ciclista che ha vinto non è un bravo ciclista, ma non ci aspettavamo che in una corsa classica di primavera vincesse un ciclista etiope, Girmay, un buon ciclista. E qui praticamente abbiamo consegnato un pezzo di storia non solamente allo sport mondiale ma anche al ciclismo.
Abbiamo le immagini, così possiamo raccontare questa gara. Sì, Giovanni, era un po' nell'aria perché Birnian Girmay, l'eritreo Birnian Girmay, era partito bene quest'anno in una squadra belga, la Intermarché Wanty-Gobert, quindi è un compagno di squadra del nostro Domenico Pozzovivo. E nelle scorse gare si era fatto vedere con dei piazzamenti anche interessanti, però nella Gambe Velgem, che non è una corsa qualsiasi, è uscita la prestazione che non ti aspetti, perché alla fine... lui era in fuga con altri tre corridori, fra cui diciamo c'era Laporte, che in questo inizio, il corridore della Jumbo Visma, in questo inizio di stagione sta andando fortissimo, e il cambio di casacca evidentemente gli ha giovato. La Jumbo sta facendo il bello e il cattivo tempo in queste classiche di un giorno, cosa che una volta faceva la Quick Step, la Deceuninck Quick Step, che quest'anno sta mancando clamorosamente. E quindi nella parte finale della Gambe Velgem ci sono questi quattro corridori che sono lì a disputarsi la vittoria. Vediamo Laporte, che a quanto pare insomma è l'uomo che dovrebbe essere sulla carta un po' più favorito, però è nella posizione peggiore, perché è davanti, non fa altro che guardarsi dietro aspettando che qualcuno degli altri tre parta e lanci lo sprint. E quando tu lanci lo sprint e sei davanti, sicuramente non è la posizione giusta. Invece vediamo Birnian Girmay, che zitto zitto è in quarta posizione ed è la posizione migliore, e a questo punto si aspetta soltanto il momento decisivo, ed è Girmay proprio il primo a partire. Li prende più o meno di sorpresa, Laporte cerca di prendergli la ruota, però lo spunto di Girmay è, diciamo, oserei dire eccezionale, Laporte non riesce a sopravanzarlo. Quindi, come hai detto bene tu, è storia, perché un atleta africano vince la Gambe Velgem ed è un qualcosa veramente di storico, perché l'Africa nel ciclismo era sempre mancata, è, diciamo, il continente nuovo che si affaccia. E sappiamo che da quella parte dell'Africa sono uomini di resistenza. Ecco, ma mi anticipi anche un argomento che adesso è oggetto di discussione di tutto, perché se parliamo di storia dello sport africano, questo successo nel ciclismo di Girmay vale tanto quello di Abebe Bikila quando vinse le Olimpiadi di Roma nella maratona nel 1960, vale tanto quanto il titolo, seppur con gli Springbok, dove c'era l'unico giocatore di colore, Chester Williams, che faceva parte di quel Sudafrica che nel 1995 conquistò il mondiale nel rugby. Questa è storia, perché è storia come la medaglia d'oro che nel 1996 ad Atlanta vinse la Nigeria nel calcio. Quindi nella storia dello sport africano Girmay si ritaglia un pezzo di spazio. Il nuovo continente ci consegna sicuramente... Loro sono abituati a questi sforzi prolungati, e quindi, come abbiamo visto nella maratona, comunque nelle discipline di corsa dove ci sono tanti chilometri da fare, è conseguenziale che adesso anche nel ciclismo da quel lato dell'Africa, Somalia, Etiopia, Eritrea, cominciano a farsi vedere, e Girmay secondo me è il primo di una lunga serie. C'è da dire che io avevo utilizzato il termine nuovo continente, bensì continente nero, preciso. Allora, Lucio Celletti, Salvatore Aciti, poi Castro, Butera e Failla, una battuta a testa su questo successo da parte di Girmay e su quella che oramai è anche la globalizzazione dello sport africano, che inizia ad affacciarsi in tante discipline sportive. Celletti. Ma sicuramente non è il primo africano che vince, perché effettivamente ci sono, anche se di pelle bianca, Van Erden ha vinto nel 79 una tappa a Pesaro per il Giro d'Italia, Ante ha vinto la Vuelta. Ma ciclisti però di colore, Lucio, ciclisti a questi di livelli, colore c'era mai. C'era stato un africano che però gareggiava per la Francia, per le squadre provinciali francesi, al Tour de France del 1950, si chiama Zaki, andò in fuga. Il problema è che gli dettero dell'alcol, fu fatto bere e poi stramazzò a terra quasi improvvisamente. Fu quasi visto come un fenomeno di... Da baraccone, devo dire. posso dire Cazzoni vuole integrare a questa tua battuta, che è una pillola veramente curiosa. Sì,
a proposito di Tour de France, qualche anno fa l'africano Tecalay Manot vinse, cioè indossò la maglia Pua per qualche tappa, quindi già dei segnali ci sono stati in passato. Ci sono diversi corridori di colore che corrono nel World Tour, quindi non viene da nulla questa vittoria. Ripeto, questo è l'inizio di una lunga serie. Come diceva giustamente Lucio, qualche precedente c'era stato, però per quello che riguarda i corridori di colore questa è la svolta effettivamente, perché ora nel ciclismo si apre una nuova pagina anche per Saboraciti e poi Fail, Gargano e Butela qui a Catania praticamente sta diluviando. Sentiamo la pioggia anche qui in studio, piove veramente a dirotto. Questo perché siamo in diretta. Siamo in diretta. Tra un po' anche sotto la grandine. Tra un po' rischiamo anche di essere... Perché sento abbastanza rumore. Saboraciti. Siamo in diretta e piove a dirotto. Vabbè, a parte la battuta scontata, 21 anni soltanto per Milan Girmay, ne sarà 22, dopo sarà qualche giorno, il 2 aprile, fino... corridore africano a vincere una classica importante come la Gand Webergem. C'è da dire peraltro che stavolta il corridore di colore gli ha fatti neri lui ai suoi avversari, e se consideriamo che il ciclismo è sport di fatica per eccellenza, se gli atleti dell'Africa si mettono a pedalare, secondo me nei prossimi decenni o anche forse qualche anno prima riusciranno a vincerne ben più di una gara ogni tanto, sebbene importante come la Gande. Allora, prima di arrivare da Failla, perché poi con te ti introduco anche la pallavolo una volta che ti do la linea, una battuta da parte di Castro e Butera. Io quando parlo di continente nero ricordo un'Olimpiade Seul 88 dove l'Italia di Rocca perse con lo Zambia 4-0 con una tripletta di Kalusha Buaya. Quello Zambia tra l'altro poi 13-22esimi di quella squadra morì in un incidente aereo nel 1994 in un'occasione di preparazione di una partita di Coppa d'Africa. Allora, Castro e Butera. Riguardo alla predisposizione degli uomini di colore verso determinati sport, ci sono delle differenziazioni da fare, anche perché porto l'esempio del nuoto, per esempio, dove raramente vediamo atleti di colore. Nel ciclismo penso che sia un fatto sia di cultura che di evoluzione della società per portare le biciclette in determinate zone dell'Africa, anche se determinate capacità anaerobiche o di scatto in salita o di alto credo che debbano essere ancora affinati da parte degli uomini di colore. Sicuramente come in tanti altri sport cresceranno anche loro e anche nel ciclismo, anche se in determinati sport proprio fisicamente per la loro struttura non sono tanto quanto per esempio i belgi che dominano in Europa, gli olandesi e in particolare gli europei. Butera. Anch'io sono convinto che in realtà, pur non essendo un esperto, un appassionato di ciclismo, però credo che questo sia un po' un primo segnale di uno specchio dei tempi in cui appunto la globalizzazione, chiamiamola così, anche sportiva, porterà probabilmente a vedere personaggi appunto dell'altro continente anche in sport come il ciclismo, dove finora tradizionalmente non sono stati molto presenti. Allora, io ho 5 minuti per chiudere questa seconda parte. Allora, 2 minuti li devo dedicare a Capsogni e 3 minuti a Failla. 2 minuti per il ciclismo, Valerio, per integrare e dirci tutto quello che è accaduto, e poi Failla la pallavolo delle pillole per quanto riguarda il volley siciliano. Allora, Valerio Capsogni e poi Nello Failla. Allora, si è disputato il Gran Premio Larciano qui in Italia con la vittoria di Diego Ulissi della UAE Team Emirates, mentre ieri c'è stato un antipasto del Giro delle Fiandre che si correrà questo fine settimana, si è corsa la Dwars Door Vlaanderen che ha visto la vittoria prepotente di Mathieu van der Poel. Quindi attenzione a van der Poel perché è tornato ed è tornato fortissimo. Terzo alla Sanremo, ha vinto una tappa la settimana Coppi e Bartali e adesso ha vinto la Dwars Door Vlaanderen. Quindi dopo un inverno travagliato a causa dei problemi di salute dopo la caduta alle Olimpiadi di Tokyo in mountain bike lo scorso anno, l'olandese è tornato e lo attenzioniamo perché sicuramente è ai massimi livelli. Per il Giro delle Fiandre, a quanto pare, allora, la Philippe non correrà, Sagan non correrà, pare che Wout van Aert non stia tanto bene e quindi è in forse la sua presenza per il Fiandre. Comunque gara attesissima, è il mondiale che si corre in Belgio, prende i belgi la considerano la loro corsa
è la loro corsa effettivamente principe, e quindi aspettiamo e vediamo che cosa succederà col Giro delle Fiandre. Allora, questo è per il ciclismo. Intanto la regia mi dice che dobbiamo andare in pubblicità, con te sono in debito, come rientreremo dalla pubblicità subito spazio alla pallavolo e poi, ponzi e poi io e poi ci volevo chiudere questo spazio e poi il basket. Io ringrazio allora Francesco Castro e Marcello Butera, grazie veramente di tutto. Alla prossima, e sicuramente ci terremo in contatto quando volete intervenire a O Sports, con piacere. Saluto anche Valerio Capzoni. Valerio, la prossima settimana Giro delle Fiandre, tanto altro, avremo più spazio per il ciclismo, quindi il minutaggio che non hai avuto questa settimana te lo restituirò con gli interessi la prossima settimana. Grazie anche a Valerio Capzoni, grazie a Francesco Castro e a Marcello Butera. Raciti, Celletti e Failla rimangono in studio con me. Andiamo in pubblicità nella seconda parte. Buonore Antonello Riva, non andate via perché continueremo con O Sports. Non devi per forza cucinare piatti eccessivi o complicati. Basta buon cibo da ingredienti freschi. Noi condividiamo la filosofia di Julia Child, cuoca e scrittrice. E allora, vieni al Fisheria. Freschezza, qualità e buon cibo per deliziare tutti i palati. Nel cuore storico di Catania, dove cultura e folklore sposano l'eternità. Il nostro ristorante è spartano, la nostra cucina è semplice, raffinata, sapore unico del nostro mare. Fisheria, in via Riccioli 6, Catania, zona Terme di Mendrizio. Telefono 392 97 85 294. Come nuovo, più del nuovo. La Carrozzeria Puglisi e Aiello è il centro benessere della tua auto. Ti offre una cura di bellezza straordinaria per tutte le autovetture ed è officina autorizzata Lancia, Opel e Hyundai. Specializzata nel lifting dei modelli Fiat, Alfa Romeo, BMW, Mercedes e Porsche. La Carrozzeria Puglisi e Aiello assicura riparazioni speciali per i danni da grandine ed altri agenti atmosferici. Tutti i nostri interventi sono coperti da garanzia. Rivolgiti a noi anche per la meccanica e la gestione delle pratiche assicurative. Possibilità di soccorso stradale ed auto di cortesia. Ci trovi a San Gregorio in via Catira 20A, sul viale Europa a due passi dalla tangenziale. Infoline 095 52 42 70. Carrozzeria Puglisi e Aiello. Come nuovo, più del nuovo. Farmacia San Mauro. Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Ritornati in studio, seconda parte di O Sports. Buonasera da parte di Giovanni Melfa, in studio con me Nello Failla, che saluto. Ciao Nello, buonasera. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. In collegamento Skype saluto coloro che erano già con me nella prima parte del programma. Salvo Raciti, ciao Salvo, buonasera. Ciao Giovanni e tantissimi saluti a Celletti e a Failla ovviamente. Un saluto anche da Roma a Lucio Celletti. Lucio, ciao, buonasera a te. Buonasera a te, buonasera a tutti, grazie dei saluti che cambio. Ivan Bonora in collegamento Skype, nostro esperto di basket della redazione sportiva di Globus Television. Ciao Ivan. Ciao. Dalle Hawaii. E poi permettetemi, per ultimo lo presento, ma perché, visto che è il nostro super ospite, è l'onore di averlo in collegamento Skype. Parliamo di uno dei più grandi giocatori di basket della storia della nostra pallacanestro, miglior marcatore del nostro campionato.
di tutti i tempi, ha veramente grandi cose, ha vinto tanto con Cantù, con Milano, è stato uno dei protagonisti nella prima parte degli anni 90, con la nazionale ha vinto un titolo europeo, un argento europeo, insomma noi siamo cresciuti con Riva e i Canestri e noi lo salutiamo con grande piacere, abbiamo in collegamento Skype Antonello Riva. Antonello, ciao, buonasera, grazie di aver accolto il mio invito, te ne sono veramente grato. Figurati, un piacere, vi saluto tutti, vi abbraccio ed un piacere essere qui con voi. Allora, abbiamo Antonello Riva, Ivan Bonora non sta sulla pelle perché da grande appassionato di basket sicuramente vorrà fare tante domande, ma conoscendo Cilletti, Raciti e Failla che qua in studio è un po' quello che fa più il guascone, immagino che non mancheranno gli argomenti per poter affrontare un po' quella che è stata la vita da cestista di Antonello Riva. Io direi come sempre di andarci a vedere, visto che comunque racchiude un po' quella che è stata la carriera di Antonello Riva, il video che sicuramente ha curato nei minimi dettagli Ivan Bonora. Allora andiamoci a vedere questo video, poi rientreremo in studio e inizieremo a sviluppare il dibattito. Prego la regia di mandare in onda il video. Ecco Antonello Riva, non ancora ventenne, anzi ventenne da pochi giorni, dai pari. L'entrata di Riva che adesso trova un bel canestro di sinistro, speriamo che lo rinfranchi. Nuovo salto, Riva, vediamo la sua conclusione, può andare a segnare, forse si è rinfrancato. Entusiasmo di un gruppo di tifosi canturini, Riva sigla il suo meraviglioso 5, cronometro che è ancora fermo, rimbalzo di Riva, lotta Riva, serve Kupek, è la vittoria! La squiba se abbraccia en... Que da una patada en las mismas partes a Vilalta. Gamba sale corriendo tras él. Reagrupamiento general. Y observen cómo por detrás Slavnic aprovecha ahora para dar otra patada. Mientras Poliak golpea por la espalda a Meneguin. Fuera de cámara, este va a devolverle la caricia. Y Poliak se protege sacando las tijeras. 5 secondi, lasciar tirare, segna Corbalan, tanto di cappello a lui, ma la partita è finita, l'Italia ha vinto 105-98 ed è campione d'Europa, la gioia di tutti è enorme, esultano i giocatori e noi li abbracciamo per voi. 20 anni e un risultato mai ottenuto, io posso dire di essere felice. Allora, non abbiamo visto il video di Ivan Bonora, ma abbiamo visto i contributi video di Lucio Celletti, ma non è un problema perché poi vedremo anche il contributo video di Ivan Bonora. Intanto abbiamo visto delle immagini su cui possiamo iniziare a fare tutta una serie di ragionamenti. Bonora, stai tranquillo che ora poi a breve lanceremo anche il tuo video. Ci sono, Antonello, dei passaggi fondamentali della tua carriera da giocatore. Intanto... questa capacità di esplodere giovanissimo, già a 16-17 anni avevi delle responsabilità pazzesche, sia Taurisano che Bianchini hanno visto veramente lungo su di te, al punto che già nell'81, nello scudetto della Squib, lo scudetto dell'81 sei stato un protagonista e poi l'anno dopo ti sei ripetuto nella finale di Coppa Campioni vinta contro Maccabi. Ecco, in questa prima parte vorrei parlare della tua esperienza a Cantù, ecco, che poi è anche quella che fa parte della tua giovinezza, da teenager diventi un giovanotto, ti cresci sia dal punto di vista atletico ma anche dal punto di vista del profilo anche di giocatore che sta in campo, non solamente da giocatore di basket ma anche come uomo. Sì, è detto giusto, innanzitutto il filmato lì è complimenti, sì, forse lo scudetto dell'anno precedente, l'immagine delle due partite sono le due partite, diciamo, i capisaldi della mia carriera, la vittoria appunto della Coppa dei Campioni con Cantù, perché Cantù dovete sapere che
in quei dieci anni, cioè in tutti gli anni 70, aveva vinto tutte le coppe internazionali possibili, la Coppa Cora, cioè la Coppa delle Coppe internazionali, insomma aveva vinto tutte le coppe internazionali, e mancava la Coppa dei Campioni, perché allora partecipava alla Coppa dei Campioni solo la vincitrice del campionato, quindi se tu non vincevi il campionato non potevi partecipare alla Coppa dei Campioni, era già difficile quello. E poi l'immagine, avete visto quella rissa con la Jugoslavia e poi la vittoria all'Europeo di Nand, la prima volta che l'Italia vinceva l'alloro in una competizione europea. E, ecco, questo è arrivato, diciamo, già nei miei primissimi anni di carriera, però io ho bruciato le tappe grazie a quello proprio che dicevi, grazie anche alla mia prestanza fisica, perché a solo 15 anni Taurisano mi prese e mi portò in ritiro con la prima squadra, quindi è già lì, io mi ricordo veramente quel primo giorno in ritiro, che poi tra l'altro perché il mio compagno doveva essere tombolato, era stato chiamato alla nazionale militare, ero in camera da solo, non sapevo, la mia preoccupazione principale era quella: come mi vesto adesso per andare a fare allenamento? Io non lo so, cioè dovevo scendere per andare a fare allenamento, non sapevo, avevo questo borsone pieno, quindi incredibile pensare ai primi passi, alle prime esperienze. E devo essere sincero, poi quando Cantù decise di ringiovanire, di fare un grande cambiamento, cioè di chiudere l'era di Taurisano a Cantù e di iniziare quella e di mettere un allenatore che aveva una grande determinazione, che aveva si sapeva che voleva veramente emergere, scelse di prendere Bianchini e di ringiovanire un po' tutta la squadra. Ecco, sarò sempre amerò sempre il mio amico Valerio, perché effettivamente ebbe un grande coraggio. Quando arrivò a Cantù io ero ancora 17enne e mi diede veramente grande spazio, grande responsabilità all'interno proprio della squadra. Allora, una domanda a testa, riservatemi la domanda a me, quella della partita dell'Europeo dell'83 con la Jugoslavia, perché li voglio scavare, voglio delle curiosità. Per il resto potete fare tutte le domande che volete. Allora, iniziamo da Ivan Bonora, poi Salvo Raciti, Lucio Celletti e Nello Failla. Ivan. Ciao Antonello. Ciao, ciao. Guarda, sono veramente emozionato, perché parlare con te veramente mi riempie il cuore di gioia. Volevo chiederti, a proposito del fatto che nei primi 5 anni di carriera Cantù praticamente avevi già vinto tutto, perché avevi vinto tutte le coppe europee, il campionato europeo con la nazionale, se gli anni seguenti ti sono venute a mancare un pochino quelle motivazioni, quella fame per cercare di ripeterti? Ma guarda, io dico sempre, no, che non so, ad esempio, la risposta la trovi nel record dei punti. Cosa vuol dire? Che ogni volta che sono sceso in campo ho sempre cercato di dare il massimo di me stesso, e quindi il dare il massimo vuol dire trovare anche le giuste motivazioni in ogni partita, in ogni campionato, in ogni competizione. È vero, alcuni anni avverti, no, che la tua squadra difficilmente riuscirà a competere, a giocarsi le partite importanti per la vittoria finale. Sicuramente, ecco, sì, c'è un certo, come dire, rimpianto, c'è una certa delusione di non poter competere ai massimi livelli, però allo stesso tempo si trova sempre uno stimolo, no? Perché se la tua squadra è lì per lottare, ad esempio per entrare nei playoff, è bello poi riuscire a portare la tua squadra magari più in alto possibile, magari strappare l'accesso alle semifinali. Quindi io penso che il segreto
sia proprio quello che, anche se non lotti proprio per la vittoria finale della competizione, di trovare uno stimolo per raggiungere il miglior risultato sempre possibile. Favoraciti. Sì. E allora, innanzitutto un saluto davvero, io sono onorato soltanto di essere messo nell'immagine accanto a quella di un mito dello sport italiano, del basket in particolare, come Antonello Riva, come Nembo Kid, come diceva il grandissimo Aldo Giordani, che gli diede questo soprannome che poi si portò per tutta la vita. Io ricordo il suo numero 12, che è il suo numero di maglia, che è un po' come il 46 di Valentino Rossi, il 10 di Baggio. Per noi italiani. Volevo chiedergli una curiosità: lui, lecchese di Rovagnate, cominciò a giocare nell'oratorio del paese e da quel che si dice fu acquistato da Cantù, dalla squadra di Cantù, dando in cambio un pulmino usato e un set di palloni. Cosa c'è di vero in questo aneddoto? No, innanzitutto forse ho esagerato un po' nell'accostarmi a dei miti veri e propri dello sport, non solo italiano ma mondiale, cioè affiancarmi a Valentino è veramente comunque grazie di questo accostamento. È la pura verità, allora non c'era il professionismo e c'erano, no, il cartellino, quindi tu eri proprietà della società che deteneva il cartellino, quindi Cantù, ecco, quando venne a cercarmi per permettere questo passaggio, offrì alla mia squadra, che addirittura fa ancora attività oggi, e gli venne appunto offerta. Poi si concluse questo accordo proprio con lo scambio di alcuni palloni e poi di questo pulmino che, ahimè, mi sa che era abbastanza conciato. Lucio Celletti, comunque, chiedo scusa Antonello, sì, per integrare. No, comunque è vera questa, ecco, lo scambio fu quello. Ma sicuramente Antonello è molto modesto, perché dobbiamo soprattutto affiancarlo ad un altro mito che aveva il suo stesso cognome, che era un bomber, se non che di disciplina diversa, per cui noi abbiamo subito imparato questo cognome trasportando dal calcio al basket. La domanda che volevo fare ad Antonello è stata poi, naturalmente, nell'evoluzione della carriera, si è trovato ad essere il bomber di Cantù, ad andare a Milano, dove c'erano McAdoo, dove c'erano Georgevic, c'erano dei fuoriclasse con cui naturalmente doveva adattarsi. Quindi la differenza principale in questo cambio, che non era soltanto chilometrico, è stato notevole. Poi una brevissima domanda per una breve risposta: giocare contro Cantù nelle prime occasioni, cosa provava? Soprattutto una semifinale di Coppa Conac è stata sicuramente, deve avergli evocato particolari pensieri. Sì, allora partiamo da questa seconda, che sì, devo dire che per me era c'è da dire che quando Cantù gioca con Milano o con Varese, sono i famosi derby lombardi e sono partite particolari, quindi già di per sé hanno una carica adrenalitica, cioè è l'evento della settimana, è l'evento della, alcune volte davvero, quando mi ricordo soprattutto con Cantù, quando per noi giocare contro Milano era giocare contro la squadra regina, la società regina, quindi era veramente, vincere quelle partite voleva dire addirittura forse cambiare la stagione. E quando passai a Milano, giocarci contro fu per me altamente stimolante. Per me erano sempre partite molto, in cui, oddio, la determinazione ce la mettevo sempre, ma in quelle partite veramente ci mettevi forse anche qualcosa in più di quello che potevi. E mi ricordo ancora benissimo, io ricordo quando tornai a giocare per la prima volta a Cantù, mi aspettavo un'accoglienza perché avevamo vinto tutto, no? Avevamo vinto
due Coppe dei Campioni, Coppe delle, insomma, hanno vinto di tutto. E ahimè, invece, fui accolto davvero per 40 minuti da insulti e da cori contro, che però non facevano altro che stimolarmi, perché questo poi è successo anche non solo quando c'erano i derby, ma quando entravo in un palazzo, insomma, quando si giocava con Bologna, ad esempio, quando si andava a giocare a Siena, dove il pubblico avversario era facile, no, ad apostrofarsi con dei cori contro, erano molto stimolanti. Quindi, ecco, devo dire che non c'era tanta emozione, ma quanto mi trasmettevano ancora più carica. E quando passai a Milano, sì, mi ricordo quell'anno c'erano nelle file Mecadou, Meneghin, D'Antoni. Io penso che il ruolo del giocatore sia anche quello, naturalmente prima di tutto deve rispecchiare le sue qualità, ma deve portare tutto il suo impegno, le sue qualità, le sue doti al servizio della squadra. Quindi si modificò un pochino anche il mio modo di giocare, perché sicuramente non avevo a disposizione, poi non so, a Cantù viaggiavo quasi tutte le partite con una ventina di soluzioni ad ogni incontro. Naturalmente a Milano, avendo in squadra un tipo con Mecadou, venivano repartite in egual misura. Quindi devo dire che comunque avevo un pochino più di energia, magari da dedicare anche un po' di più alla difesa, perché a Cantù veniva un po' preservato, perché no, mi veniva sempre dato un po', tra virgolette, l'avversario più facile da marcare. Ecco, quando passai a Milano invece molto spesso ho visto, adesso con i social si vedono, ti arrivano quotidianamente immagini, mi sono visto contro Galis, contro Giannakis, che sinceramente non è che ero l'uomo più adatto per marcarli, però se in una squadra è necessario fare anche questo, è importante che il giocatore accetti anche di fare chiamiamolo così, il lavoro sporco. Nello Failla. Antonello, innanzitutto è un piacere conoscerti e poter parlare con te. Io, dopo tutte queste domande bellissime, ne vorrei fare due abbastanza così, tranquille, diciamo, tra virgolette, così non lo stanchiamo troppo. La mia curiosità è essenzialmente sapere qual è il giocatore più forte, secondo te, tecnicamente, con il quale hai giocato, e dopo tutto quello che hai vinto, c'è qualche trofeo in particolare che ti manca? Allora, avversari, vabbè, ne ho incontrati tantissimi forti. Devo dire, certo, che quello che mi ha impressionato maggiormente era stato Petrovic, perché il Drazen, che purtroppo, come sapete, mancò per quell'incidente stradale, perché aveva grandissime doti da attaccante, da realizzatore, e quello che gli invidiavo era comunque, pur avendo questa grande dote di riuscire a realizzare anche dei grandi bottini, aveva anche una visione di gioco incredibile, cosa che, lo ammetto, tanti mi hanno detto non passavi mai la palla. No, non è che non volessi passare la palla, perché proprio io vedevo solo il canestro, anche esatto, se c'erano dei miei compagni liberi non li vedevo, no, a parte c'è un po' di scherno in questo che sto dicendo, ma effettivamente è vero, quello che invidiavo a Petrovic era questo. Poi vabbè, di avversari ce ne sono stati tanti, ad esempio mi davano parecchio fastidio al campionato italiano il nostro attuale CT, Meo Sacchetti, perché aveva una fisicità che addirittura forse è ancora più potente della mia, eppure aveva anche dei piedi molto molto veloci, quindi mi dava parecchio fastidio. Mike Sylvester era un avversario molto duro, e poi ecco, l'elenco sarebbe veramente molto 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 lungo. Mi sono scordato l'altra domanda che mi facevi. Se ti manca qualche, tu hai vinto un sacco di trofei, se ti manca qualche cosa.
Ma guarda, io disputai le Olimpiadi dell'84 e fui votato nel miglior quintetto di tutta la manifestazione. E grazie a questa prestazione fui invitato dai Golden State a partecipare al loro training dell'anno successivo. Ahimè, nell'inverno successivo, a febbraio, mi ruppi il ginocchio. Quindi saltò un po' questo treno dell'NBA. E questo è forse un po' il rimpianto che ho più grande, anche solo il fatto di non aver avuto la possibilità di misurarmi nel campionato più importante, più forte del mondo. Allora, andiamoci a vedere adesso l'altro video preparato da Ivan Bonora e poi torneremo in studio perché ci sono altre domande molto particolari. Io ne ho una anche perché voglio capire quello che è successo in un determinato momento in una partita che è rimasta nella storia e che abbiamo visto nel video curato da Celletti. Andiamoci a vedere il video di Ivan Bonora su Antonello Riva. Protagonista della puntata odierna della rubrica Polvere di Stelle è il più grande marcatore italiano di sempre, Antonello Riva. Per 27 stagioni consecutive, idolo di tantissime tifoserie, a cominciare da quella di Cantù, con la quale mosse i primi passi e disputò le prime 12 stagioni della sua carriera. Con 14.397 punti segnati, 785 gare disputate, è il migliore marcatore italiano di sempre. Dopo aver vinto ogni sorta di trofeo disponibile con la maglia di Cantù, per la cifra record di 8 miliardi delle vecchie lire, venne ceduto alla rivale concorrente Olimpia Milano. Con la maglia delle mitiche scarpette rosse, in 4 stagioni riesce a raccogliere soltanto una Coppa Corace nella stagione 92-93. Questo non toglie però che le grandi prestazioni fatte anche in maglia di Milano lo possono ricordare come uno dei più grandi giocatori del team. Queste immagini lo ritraggono nell'esperienza del McDonald's Open del 1989. Quando, sconfitti dalla Jugoplastica, non riuscirono ad affrontare la fortissima squadra NBA dei Denver Nuggets. A metà degli anni 90 lo vediamo indossare la maglia della Scavolini Pesaro, esattamente nella stagione 94-95 e 95-96. La prima stagione verrà ricordata probabilmente come la stagione dei rimpianti europei. Infatti, nel barrage dei quarti di finale, la Scavolini affronta Limoges allenato da Božidar Maliković. Vince la prima gara in casa a Pesaro, ma non riesce nell'impresa di vincere una gara in trasferta a Limoges. Antonello arriva! Ma veniamo al beniamino di tutti gli italiani, il Nembo Kid con la maglia della nazionale italiana. Grandissimo protagonista della vittoria dell'Italia agli europei di Nantes 1983, indelebile rimarrà nei miei ricordi l'immagine della vena della spalla gonfiarsi mentre tirava i tiri liberi. Oltre che essere ricordato come grandissimo tiratore, verrà anche ricordato per il suo grandissimo atletismo, soprattutto nella fase iniziale della sua carriera. Grazie di tutto, Nembo. Grazie di essere stato un esempio per tantissimi giocatori di pallacanestro.
Complimenti a Ivan Bonora, bellissimo video. Complimenti Ivan, molto bello, nei dettagli curato, bravo veramente. Allora, tu praticamente hai avuto modo di raccontare in questo video quella che è stata la carriera di Antonello Riva, anche se poi è proseguita anche nel millennio che stiamo vivendo, e ha giocato fino a 42 anni. Allora, io ho una mia curiosità, poi ovviamente qua sviluppiamo un argomento libero, potete fare tutte le domande che volete. Europeo del 1983, nelle eliminatorie giocate contro la Jugoslavia. La rivalità tra Italia e Jugoslavia in quei periodi è veramente altissima. Allora, cosa succede in quella partita? Tutto nasce, tu hai citato Drazen Petrovic, un giocatore veramente straordinario. Sergio Taucher diceva sempre, che non so se è stato Mirko Novosel che diceva, io quando ho visto questo giocatore a 16 anni, si allenava 10 ore al giorno in palestra, tirava canestri e non si fermava mai. Partiva alle 9 di mattina e staccava alle 7 di sera, qualcosa di veramente incredibile. Aveva uno spirito di dedizione per la pallacanestro che era veramente invidiabile. In quella partita tutto nasce da un'azione in cui Drazen Petrovic penetra e subisce un fallo. C'è una prima reazione di Petrovic nei confronti di un giocatore italiano, ma cosa accade poi? Parte tutto anche dalla panchina. Ma queste forbici di Grbović ci sono realmente state, Antonello? Ma guarda, c'è da dire che noi vinciamo tutte, avete visto, l'abbiamo vista più volte questi. Innanzitutto fatemi fare i complimenti a Ivan, perché a Ivan Bonova, che ha fatto, ho visto poi delle immagini, dopo me lo devi mandare questo video, perché davvero erano anni che non le vedevo. Complimenti, perché immagini quasi inedite, devo dire, complimenti. E torniamo a quella famosa partita, perché noi iniziamo il campionato e vinciamo di un punto con l'ultimo tiro, l'ultimo secondo di Mazzorati. Pensate che a 30 secondi dalla fine mi sembra che perdevamo di 4 punti contro la Spagna. Quindi vinciamo di un punto con la Spagna la prima partita, poi vinciamo bene le altre tre e arriviamo alla quinta partita contro la Jugoslavia, dove la Jugoslavia mi sembra che aveva perso con aveva vinto con la Spagna. Quindi se noi, dopo aver fatto questo cammino così eccellente, si perdeva con la Jugo, noi eravamo fuori dal giro delle medaglie addirittura. Quindi c'era una tensione grandissima, però noi avevamo veramente una squadra compatta, eravamo una squadra veramente gamba, erano due o tre anni che stava lavorando per creare questo team. E quindi a un certo punto, avete visto, noi mettiamo subito le cose in chiaro, abbiamo fatto vedere, abbiamo dimostrato agli nostri avversari che quel giorno non ce n'era, avremmo fatto di tutto e avremmo portato a casa la vittoria. Quindi gli jugoslavi cosa fanno quando si accorgono che effettivamente, giocando normalmente, non avrebbero portato a casa questa partita? Le hanno provate di tutti i colori, e quindi la tensione è aumentata proprio, non so, anche nel primo tempo c'è stato un contatto molto duro a metà campo tra Kicianovic e Bonamico, dove Kicianovic è rimasto a terra a lungo, insomma, ripeto, contatto dopo contatto, l'atmosfera si stava scaldando veramente in una maniera, devo dire, paurosa. E lì, come detto, c'è stato, ma mi devo ricordare che tutto nacque però che in quel fallo però Wilfan si cadde, non so, inciampò e cadde, e il mio Sacchetti andò da dietro e lo prese quasi come per i capelli, gli disse: ma dai, tirati su e non fare scene. Quando videro questa scena di Sacchetti che lo prendeva per i capelli, lì ecco, fu la scintilla che fece scoppiare di tutto. Avete visto pedate, scivoloni, il povero Galleani era entrato in campo e quando si è visto davanti quei giocatori jugoslavi, cercò di fermarsi, scivolò e lì veramente questi gli mollarono davvero pedate. E tutto questo correre, pedate, cazzotti, spinte, robe varie, c'era questo giovane Grbović che prese le famose forbici che si usavano per tagliare le fasciature, entrò in campo brandendo
queste forbici. Quello fu, divenne veramente l'emblema un po' di questa partita. Però poi mi dispiace, perché poi effettivamente perse anche valore questa nostra. In quegli anni la Jugoslavia era unita, non è come oggi che è disgregata in quante nazioni, tantissime nazioni tutte competitive, quindi riuscire a battere o la Jugoslavia o la Russia era veramente molto molto difficile. E in quella partita, nonostante tutto, nonostante la rissa, riuscimmo comunque poi a portare a casa questa vittoria. Allora, avete la possibilità di fare un'altra domanda a testa, domande molto veloci perché abbiamo 12 minuti e Failla, con te sono in debito con la pallavolo. Se non dovessimo riuscire a parlare di pallavolo, mi prometto la prossima settimana di farlo. Offri la birra, ti offro dal minimo, oltre alla birra ti offro anche il panino con la carne di cavallo. Mia, siamo a Catania, è troppo. Quindi è il minimo che... Tra l'altro, Antonello, tu con Catania hai anche un rapporto importante, perché tuo figlio Ivan ha giocato a Catania, quindi penso che sei stato più volte a Catania. Sì, assolutamente, io ho un legame particolare con la Sicilia, perché devo dire, mia suocera è siciliana, è di Siracusa, quindi ecco, voglio dire, noi mia hai moglie capito, è per sì. metà siciliana, quindi i miei figli hanno quanto, un quarto di sangue sicolo. No, poi effettivamente mio figlio poi ha giocato diversi anni in Sicilia, io ho lavorato un anno a Barcellona Pozzo di Gotto come dirigente, quindi È una regione che mi piace molto e sento di essere legato in un modo particolare, è vero questo. Allora, Lucio Celletti, Favo Raciti, Ivan Bonora e Nello Failla. Vuol dire ad Antonello che, ecco, quando vuole la granita glielo offriamo. Se scendi a Catania, noi abbiamo i contatti. Anche l'arancino, direi, no? Se il buon Antonello scende a Catania, il Melfa, il minimo che può fare, offrirgli una bella cena a base di carne, con tutto quello che lui vuole mangiare. Ma se vuole anche il pesce. Anche il pesce, ovviamente. Ma qua non okay, è... allora, il cannolo allora di ricotta da sabbia. Che mi debba fermare più di un giorno, no? Perché mangiare tutto così in un giorno... Certo. Vuole fare un bel weekend lungo, che così hai la possibilità di assaporare, no, un po' tutte le bontà siciliane. Beh, tra Nello Failla, Giovanni Melfo e Favo Raciti, penso che... A posto. Sei messo bene. Antonello, adesso dove vivi tu? No, vivo qui attaccato a Cantù, in Brianza. Quindi sei rimasto in zona? Esatto, sì. Ma ogni tanto tu pensi a 13.000 punti, quanti sono i punti che vedo? Ma ogni tanto ci pensi a tutti questi punti, cioè ti viene... Ma guarda, oggi devo dire che soprattutto in questi ultimi anni, no, con l'esplosione dei social, devo dire che quotidianamente mi arrivano messaggi di tipo: no, io ho iniziato a giocare a basket perché vedevo le tue gesta, oppure ho giocato tutta la mia carriera col 12, oppure facevo il grande respiro prima di... Insomma, ecco, sono cose che sicuramente mi fanno un grande piacere. E adesso sto aspettando, grazie ai miei figli, mi hanno regalato 4 nipotini, il più grande ha poco più di 3 anni. Sto aspettando che capiscano qualcosa per raccontare un po'. Appunto, e poi gli spiegherai come si fanno 13.000 punti a basket. Allora, domande, quindi partiamo da Lucio Celletti, poi Ivan Bonore e Salvo Raciti. Antonello, ovviamente io, Raciti e Failla ci troviamo a Catania, ma questo discorso vale con Celletti se ti trovi a Roma e con Bonore se ti trovi... Ivan, tu vivi esattamente a... A Ferrara. Quindi anche loro potranno sicuramente farti gustare i piatti della loro zona geografica. Perfetto. Lucio Celletti. Sì, beh, tra l'altro Antonello è stato anche dirigente a Roma neanche tanti anni fa. Ecco, volevo che mi raccontassi un po' l'esperienza di Gorizia. Cioè, una volta che aveva avuto questi grandi palcoscenici come Cantù e come Milano, come si è trovato poi a Gorizia? È stata, diciamo, un'esperienza sicuramente interessante, questo ovviamente, ma sentiamocelo racconta lui. È stata forse la scelta più difficile della mia carriera, perché
Il presidente di Gorizia, il proprietario di Gorizia, era un mio carissimo amico, una persona che originaria di Cantù, che con l'attività, con la sua attività ha creato un impero nel goriziano. Quindi noi passavamo sempre le vacanze assieme, quindi mi aveva strappato una promessa: a un certo punto della tua carriera dovrai venire. E lui, erano 10 anni che dalla Serie B cercava sempre di salire e di andare. Il suo sogno era di portare Gorizia in Serie A. E quindi quell'anno, quando terminai quell'esperienza a Pesaro, devo dire che ci pensai tantissimo, ecco, perché andare a giocare in Lega 2 è stato un passo molto difficile. Poi fui veramente fortunato, perché furono 2 anni strepitosi, dove andammo tutti e 2 anni in finale, e poi quando nel secondo anno riuscimmo a conquistare appunto la promozione, facendo il derby con Trieste addirittura, e quindi giocammo 4 partite con i palazzi sempre super pieni, e quando riuscimmo a vincere questa 4ª partita in casa conquistando la promozione, devo dire che è stata una delle emozioni più grandi, forse anche per questo legame, non solo sportivo con la società, ma proprio questo legame affettivo, familiare con la proprietà, perché sapevo i sacrifici che avevano fatto e il grande loro desiderio di portare la squadra in Lega 1. Ivan Bonora. Allora, io innanzitutto ti faccio una precisazione, Antonello: tu la palla la sapevi passare, perché se te ci fai caso, il pallone a Marzorati del 76-75 glielo passasti tu. Vabbè che era il capitano anche della squadra, però. E a parte questo, volevo sapere 2 cose. La prima, quanto il tiro da 3 punti ha modificato il tuo gioco e nel corso poi delle stagioni successive, e poi per quanto riguarda i tuoi ex avversari dal punto di vista europeo, nelle competizioni europee, se hai allacciato qualche amicizia o qualche rapporto di fatto di amicizia con qualche tuo pari ruolo con le quali giocavi in Europa durante le tue stagioni. Sì, sicuramente il tiro da 3 modificò e non di poco il mio modo di giocare, mi tolse quella fascia di campo, sai, dalla linea dei 3 punti all'area, no? Perché come nei filmati, anche nel filmato che tu hai preparato, c'erano tanti palleggio, arresto e tiro vicino al limitare dell'area. Ecco, quei tiri lì diminuirono di tantissimo, perché effettivamente comunque il tiro da 3 divenne molto molto importante, sposta molto gli equilibri, cioè 2 canestri da 3, cioè in 2 azioni fai 6 punti, vuol dire che con le azioni normali devi farne 3, quindi sì, tolse soprattutto quello, il palleggio e arresto e tiro in avvicinamento al canestro. E con gli avversari, io ho visto la partita lì, quella con Maccabi, me la ricordo ancora, il mio diretto avversario era Berkowitz. Pensate che nell'europeo antecedente a quel campionato lui fu votato il miglior giocatore europeo, e quindi io sentivo molto quell'anno, perché poi Maccabi l'avevamo già incontrato 2 volte nel girone di qualificazione, giocare contro di lui era molto difficile, anche perché lui era leggermente più mingherletto, era un po' più piccolo, era più veloce, era un po' e quindi era difficile anche da marcare. E io in quel primo tempo della finale di Coppa dei Campioni non giocai bene, anzi ero molto teso, ero molto contratto, non riuscii a prendere il ritmo della partita, ma soprattutto anche psicologicamente, perché essere il diretto avversario di un giocatore così importante, ed è un ragazzo, siamo ragazzi, no? Ragazzi di 60 anni, l'ho incontrato ad esempio l'anno scorso all'estrazione dei gironi dell'Eurocup, ma non era sicuramente la prima occasione,
ma siamo veramente dei grandi amici, perché il bello è quello, no? Che da avversari in campo tu fai di tutto per portare a casa la vittoria, però al momento in cui suona la sirena poi si diventa davvero amici. Un altro è San Epifanio, un ragazzo incredibile, anche se lui forse era ancora più alla piccola di me, però ci siamo sempre scontrati, avendo io la fisicità, pur essendo magari all'inizio della carriera più guardia che alla piccola, però ci siamo scontrati tante volte. Ecco, questi sono i due avversari, i due giocatori con i quali ho un rapporto adesso veramente, poi con Facebook e Instagram quotidianamente. Un altro è Dacurì, che però Dacurì, sai, allacciai un rapporto bellissimo, perché dopo gli europei dell'87 ad Atene crearono una selezione europea e giocammo 5 partite in giro per l'Europa, e Dacurì faceva parte, ecco, di questa selezione. Allacciammo veramente un grandissimo, bellissimo rapporto. Allora, l'ultima domanda a favore Citti, ho 2 minuti, quindi domanda molto veloce, Antonello, risposta abbastanza veloce, visto che i tempi purtroppo veloce impongono la chiusura del programma. Favore Citti. Allora, detto che con quel cognome non poteva che diventare un fuoriclasse così come lo è stato, detto anche che si tratta di uno dei 3 più forti giocatori italiani sempre, insieme a Mazzolati e a Meneghin, volevo chiedere ad Antonello Riva, che ha smesso di giocare nel 2004, se non ricordo male, è rientrato nel 2014 a 52 anni, com'è stato questo breve rientro nella squadra del Leopandrillo Cantù? Spero che questo video lo vedano i miei amici del Leopandrillo, perché, ma guarda, lì mi ingannò un mio caro amico, che tra l'altro era il, come si dice, il capo ultras della curva di Cantù, degli Eagles, e lui aveva questa squadretta, mi disse Antonio, guarda, metti questa firma qua, perché poi magari, sai, se vuole venire a giocare qualche sera, così, dai, insomma, io non lo so, quel giorno non so se ero più di insomma, misi questa firma. E poi a un certo punto dell'anno lui mi chiama e mi dice: Antonello, guarda che domani giochiamo. Com'è che domani giochiamo? Insomma, allora praticamente iniziai ad andare a giocare con questa squadra, ma devo dire che è stato divertente, soprattutto le prime partite del campionato, perché poi, voglio dire, io non mi allenavo mai e gli avversari, c'erano avversari giovani che correvano e saltavano come non so che cosa, era sempre più difficile correre appresso, quindi no, è stato carino e divertente, soprattutto il fatto di stare poi in mezzo degli amici. Allora, io devo chiudere il programma di oggi, potremmo continuare a parlare ore e ore, ma purtroppo i palinfesti impongono altri programmi. Lo faremo quando Antonello ci verrà a trovare davanti a una bella cena. Quando vuoi intervenire, noi abbiamo il contatto, ben volentieri a O Sport per parlare di basket, quando vuoi Antonello, noi siamo a tua completa disposizione. Allora, io ringrazio Ivan Bonora, Lucio Celletti, Salvo Raciti e Nello Failla. Un grazie ad Antonello Riva. Antonello, grazie veramente per tutto quello che ci hai regalato, e oggi siamo stati onorati di averti qui a Globus Television. Veramente grazie, Antonello. È stato un piacere mio, perché mi avete fatto rivivere parte un po' la mia carriera, quindi è stato sicuramente emozionante e divertente farlo con voi. È veramente tutto, chiudiamo l'appuntamento di oggi con O Sport, a me non resta che augurarvi la più cordiale buona serata, come sempre ci rivedremo giovedì prossimo.